Grande. Ci vedo tutti anch'io. Sì, è un appuntamento tradizionale per noi in una sede che ci ospita da alcuni anni e a noi fa piacere, insomma, una sede di prestigio molto bella e noi cerchiamo, come si dice, di ricambiare con i risultati. Noi guardiamo agli appuntamenti internazionali, abbiamo alle spalle un strepitoso grande campionato europeo in vasca corta di Marco Orsi. Martina recentemente ha ritrovato la vittoria internazionale nella prova regina del nuoto di fondo per 10 km. I ragazzi del Pinnato, De Sceglie e Campana hanno iniziato al meglio la loro stagione aggiudicandosi dei titoli ai campionati italiani assoluti. Marco Orsi, ospite fisso a queste premiazioni, ormai sei un quasi veterano. Sì, è vero, non ne ho stata una, forse magari una per malattia, ma più o meno ho fatto tutte. Infatti è un onore essere qui e essere premiato comunque dalla mia squadra, il Circo Moto Wisp. L'anno scorso è stata veramente una bella stagione, perché l'ho conclusa con i campionati europei molto 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 bene, che comunque fanno parte di questa nuova stagione. L'anno scorso invece ho fatto doppietta nei 50 stile libero, nella staffetta 4% stile a giochi mediterraneo in Turchia, e quindi è andata molto bene. Lì è stata veramente una bella soddisfazione. Comunque è stata il mio primo oro individuale in una gara internazionale, molto con bel risultato. Cercheremo comunque di qualificarci, speriamo a sette colli, o comunque di andare comunque a difendere il colore della nazionale a Berlino, e poi si vedrà. Comunque puntiamo sempre avanti. Come rientro a casa l'Argentina non ero molto soddisfatta, parliamo di gennaio, abbiamo fatto un collegiale a marzo, tutto marzo in altura, e siamo scesi tre giorni prima della gara a Playa del Carmen a Cancun, e devo dire che sono soddisfatta, è arrivato un po' un riscatto, quello che un po' ci voleva magari per questa stagione. Allora, una vittoria internazionale in Messico, poi sei tornata in Italia, agli italiani hai dimostrato di andare forte anche in vasca. Ma sì, diciamo che sinceramente non me l'aspettavo, perché comunque ero abbastanza stordita dal viaggio ancora, e infatti il mercoledì mattina mi sono svegliata alle 4 e avevo la gara comunque nel pomeriggio e facevo fatica ancora a riprendere il fuso, e è arrivato un bronzo, quindi sono molto contenta. Il Circolo Nuoto Wisp Bologna premia i suoi campioni e la Wisp onora chi è arrivato dall'esperienza associativa della Wisp, e quindi era doveroso essere in questa occasione a sottolineare l'impegno di associazioni sportive che si dedicano alla pratica di promozione, ma che poi hanno l'opportunità di far sfociare atleti nell'ambito federale e quindi anche nella rappresentatività di questa nazione. Quindi un grazie davvero per il lavoro svolto da tutti i dirigenti e i tecnici, e i complimenti agli atleti.